Devo dire che in casa col Cosenza e in casa con l'Empoli abbiamo fatto la stessa partita. Con il Cosenza non è stata così netta e pulita per quello che riguarda la qualità del gioco, però comunque siamo arrivati sempre alla fine ad avere il rammarico di non aver portato a casa i punti questa sera, finalmente, perché se fosse finita in maniera diversa. Non so cosa potevo venire qua a dirvi, perché la squadra ha lavorato in una maniera esaltante, lavorando sugli esterni, centralmente, arrivando davanti alla porta, tirando da fuori, cioè, sono stati veramente bravi, infatti, i complimenti vanno ai ragazzi che ci hanno creduto fino all'ultimo, a chi è entrato che ha fatto la differenza nel voler dare una spinta in più. E fare una partita del genere contro una squadra, e se l'avete vista in queste partite, che creava tantissimo e non concedere praticamente un tiro, vuol dire che i miei giocatori hanno fatto una partita eccezionale. No, a me piace questo, una squadra che non ha perso la testa, non ha perso le misure. E non è facile continuare a lavorare in questa maniera, con questa intensità, con questo ritmo, con questa pulizia di gioco. E quindi sarebbe stato veramente un peccato, ma più che altro sono d'accordo con te per quello che riguarda uscire dall'uscita stasera senza punti. Domani avrei letto tabù uscita, e non è così. Giustamente sarebbe stato così per i risultati, ma mi sarei tenuto la prestazione, sarebbe stato più difficile psicologicamente rimotivare la squadra, e finalmente invece dico che questo stadio qua non ce ne deve essere per nessuno, perché per quello che ha espresso la squadra in queste tre partite è un peccato, perché abbiamo lasciato per strada 4 punti. Però sono contento che la squadra sia riuscita a portare a casa la posta piena. Beh, qualcuno di voi vede gli allenamenti, quindi devo dire che al ragazzo ieri io ho detto che merita di giocare, e quindi aspettavo l'occasione giusta. Queste tre partite ravvicinate ci danno la possibilità di chi è pronto, anche di chi magari non si è fatto vedere fino adesso, ma la dimostrazione è che chi sta dietro spinge, l'ho detto altre volte, e quindi vanno fatti i complimenti anche come è entrato Mazzotta ad attaccare la porta, è arrivato il gol di Benali, Simi che entra in quella maniera. È bello per loro, perché finalmente, dopo tutto il lavoro che hanno fatto, portano a casa la posta piena, quindi fa bene anche al morale. È un buon segnale, sì, perché se dai la possibilità all'allenatore di far giocare dall'inizio Simi, poi entra Maxi Lopez o viceversa, e pensare che ho in panchina Vido e Nalini, perché è un altro che non viene citato perché praticamente ha un anno che è fermo, ma si sta allenando con noi e sta recuperando la forma. È Andrea, e quindi è bello girarsi e avere questa possibilità qua in funzione delle caratteristiche di quello che magari mi può dare il momento. Queste partite, ma tutte le partite, si possono vincere e portare a casa con i cambi, e avere una rosa a disposizione così ampia e completa di qualità danno la possibilità a me di poter incidere maggiormente, ma il merito è di Crociata che entra e ti fa una partita del genere, di Mazzotta che entra e ha quel piglio, di Simi che entra e vuole andare a fare gol. Sono delle belle sensazioni in questo. Non lo so, non lo so. Le statistiche le guardo, delle volte fanno bene perché ti convincono che stai facendo un buon lavoro, le fai vedere ai giocatori, ma non ce n'è bisogno perché i giocatori sono convinti di quello che si fa, e
e non fai prestazioni così se non sei convinto a fare le cose. Stasera è bellissimo, però come ho detto dopo la partita della Cremonese, meno male che giochiamo fra due giorni, quindi alziamo le antenne. Quello che è stato fatto oggi è bellissimo e lo ripeto, bellissimo, però c'è da andare a giocare a Pescara fra due giorni, quindi c'è da recuperare le energie, fare la conta, vedere chi sta meglio e andare ad affrontare una partita che sulla carta, come tutte, è difficile. Non lo so, dobbiamo continuare così, Lopez deve migliorare la condizione fisica, magari fra qualche domenica quello scatto lo fa in maniera magari migliore, però è stata una bella presenza. L'altra domanda? Ah no, sulla difesa io invece dico che a Cremona abbiamo lavorato bene, individualmente abbiamo sbagliato subito nella prima palla, ma ve l'ho detto in conferenza stampa ieri, sono stati degli infortuni individuali che potevano far perdere le certezze e poi abbiamo fatto un secondo tempo eccellente, se vogliamo, in trasferta a Cremona. Stasera sicuramente forti di quell'esperienza, sappiamo che se non lavoriamo in una certa maniera, se non abbiamo quell'attenzione, non si può lavorare così se non hai attenzione. Se hai attenzione puoi lavorare tranquillamente come è stata fatta la partita con la Juve Stabia. Ma Benali abbiamo visto l'anno scorso, Benali inizia sempre un po' in sordina, può fare molto di più sotto porta, però il gol sono sicuro che gli farà bene. Me lo devi dire lei se è un complimento per me. Ah, grazie, io me lo prendo tutto, però senza i giocatori non si va da nessuna parte. Diciamo che il tasso tecnico si eleva con i giocatori bravi. Non è semplice delle volte giocare per vie interne, però se hai quella qualità di giocatori tecnici puoi anche lavorare in maniera alternativa.